Oggi parliamo dei dischi più venduti in Italia nel 2018. È appena uscita la classifica ufficiale dei dischi più venduti dell'anno appena trascorso. La FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, rivendica con orgoglio il fatto di aver incluso anche i risultati del periodo di Natale, che per il mercato italiano corrispondono circa al 25% delle vendite complessive di musica nel corso dell'anno. È interessante valutare i risultati, ma soprattutto valutare alcuni aspetti di queste classifiche che vanno al di là della musica, ma ci fanno capire un po' come funziona il mercato di questi tempi. Prima di tutto, di qualsiasi classifica si tratti, degli album, dei singoli, del digitale o del vinile, non ci sono numeri, non ci sono dati precisi, abbiamo solo l'ordine di arrivo, diciamo così. Non c'è dato sapere di quante unità si parla e questo ci fa un po' sospettare il fatto che i numeri siano veramente bassi. È una tendenza che non è solo dei dati italiani, perché anche Billboard, la classifica ufficiale americana, ha smesso da un po' di pubblicare i numeri di cui si parla. Per capire quante sono le vendite complessive o le vendite dei singoli album o artisti, dobbiamo scartabellare un po' e soprattutto non c'è modo di saperlo adesso. Le case discografiche in qualche modo ci tengono a non far sapere esattamente di che cifre si tratta, anche perché i risultati non sono poi così esaltanti. Non vorrei tanto commentare quelli che sono gli artisti più ascoltati o più venduti del momento in Italia. Mi piace concentrarmi sulla classifica dei vinili. Non starò a ripetere quello che ho già detto negli altri video, che vi linko alla fine o in descrizione. Dalla classifica dei vinili si capisce molto del mercato musicale italiano. Nella top 20 ci sono pochissimi elementi che ci fanno capire che si parla del 2018 e non di un qualsiasi altro anno. L'album più venduto in Italia in vinile è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che è l'album, tra l'altro, che ha avuto il record di permanenza nelle classifiche di vendite nel secolo scorso. Al secondo posto, Nevermind dei Nirvana. Solo al terzo posto arriva un artista italiano che ha pubblicato un disco nel 2018 e è Enemy di Noyz Narcos. Ci sono altri italiani che compaiono in classifica, tutti al di fuori della top 10. Rockstar di Sfera Ebbasta, che per inciso è l'album più venduto nel 2018 in Italia, nel suo complesso, aperta e chiusa parentesi. Poi abbiamo Cremonini e Mina con Maeba. Evidentemente Mina conserva uno zoccolo duro di fan che acquistano i dischi tutti gli anni, anche se i brani non passano in radio o non ci sono singoli di punta, e lo dimostra il fatto della presenza del disco in top 20. Unico altro artista di questo secolo nella classifica degli album più venduti in Italia è Amy Winehouse con Back to Black. Il resto, cari miei, sono i super classici. The Wall dei Pink Floyd, Greatest Hits 1 e 2 dei Queen, complice l'uscita del film, possiamo ipotizzare, anche se nella parte finale dell'anno non si trovano proprio in cima alla classifica. Poi vediamo Led Zeppelin, le AC/DC, Bob Marley, Miles Davis, Thriller, che è già l'album più venduto di tutti i tempi. Insomma, nei 20 album più comprati in Italia in vinile non c'è quasi niente di nuovo, soprattutto non c'è niente di sorprendente. Non ho intenzione di esprimere un giudizio, però vorrei sapere cosa ne pensi, quindi scrivi pure nei commenti e continua a seguire i video di Essere DJ oggi. Alla prossima!